È una squadra che nelle ultime partite ha anche dimostrato a tratti di giocare. Però non dimentichiamo che abbiamo l'obbligo di migliorarla, perciò andremo sul mercato e cercheremo di migliorare quello che è l'asset attuale di questa squadra. Lo faremo lo stesso. Al di là del fatto che devo fare veramente i complimenti, soprattutto ai ragazzi, perché in primo luogo a Magnaghi, perché da ieri pomeriggio a stanotte ha vomitato l'impossibile, De Giorgi idem, Losicco uguale, San Pietro quasi lo stesso, ma soprattutto Magnaghi che alle 11:30 aveva 38,5 di febbre e non aveva mangiato niente da ieri mattina. E ha deciso volutamente di poter scendere in campo, penso con estrema determinazione, per quella che è stata la sua scelta di questa mattina. È bello trovare delle situazioni nei quali il calciatore mette in difficoltà l'allenatore, e dopo, se la dimostrazione è questa, ben vengano i Magnaghi e chi per esso. Alla fine di una partita come questa ne usciamo da vincitori, e importantissimo era cercare di riuscire a vincere, e l'abbiamo fatto sia oggi anche alla penultima partita. Due partite per noi determinanti. Mi dispiace per la gara di Monopoli, ma abbiamo dimostrato in queste due partite che effettivamente la squadra si suda la maglia, come qualcuno diceva giustamente, e c'è sempre una grande applicazione da parte di tutti, con i nostri limiti o non limiti, però importante è avere un riscontro positivo in gare determinanti come quella di oggi. Che non sia stata brillante, concordo. Però non ci possiamo sicuramente permettere contro nessuno di giocare in queste condizioni. Quindi, al di là che avremmo potuto far meglio, sicuramente, anche se gli episodi, quindi la palla inattiva iniziale, quella ripartenza, diciamo, hanno un pochino condizionato la gara, per noi ovviamente in negativo, però ritengo che il film della partita sia tutto lì, che noi comunque avremmo dovuto fare una partita straordinaria per riuscire a far bene, e non abbiamo fatto una partita straordinaria. Non parlerei di nessuna tattica, perché ritengo che il Taranto aveva maggiore qualità, maggiore esperienza, maggiore tasso tecnico, e noi non abbiamo fatto benissimo. Quindi l'aspetto tattico, secondo me, è nettamente in secondo piano, anche perché la gara è stata equilibrata e abbiamo preso gol su palla inattiva. Anche noi eravamo a 3 a centrocampo, quindi c'era parità numerica, e il problema è che i loro 3 hanno fatto meglio dei nostri 3. È giusto che i tifosi siano arrabbiati, non ci siamo minimamente, non cerchiamo minimamente alibi. Però sappiamo, non voglio tornare indietro con le solite cose, sappiamo che è un momento particolare per noi per tantissimi motivi, e non vengo qui a dire che abbiamo perso perché non c'erano 5-6 titolari, o comunque c'era gente in campo che non stava neanche benissimo, quindi non abbiamo perso per questo. Però ricordo che oggi in campo hanno preso parte alla gara 9 calciatori che lo scorso anno, che comunque è la prima volta che giocano in Lega Pro Unica, quindi 6 più 3 che sono entrati. Per cui personalmente chiedo anche un minimo di pazienza ai tifosi. Abbiamo già parlato con la società mi ha garantito che interverrà in modo importante per apportare a questa squadra non soltanto i calciatori dal punto di vista tattico, ma anche numerico, e soprattutto di qualità importante, perché questa squadra ha bisogno di calciatori importanti. Al di là della bontà del gruppo, del grande lavoro che stanno facendo i ragazzi, su questo secondo me va anche sottolineato, perché ad oggi credo che la squadra abbia fatto quasi sempre appieno il proprio dovere, però è normale che
sulle assenze, ricordiamoci che ci sono tanti calciatori che tra le altre cose non riescono neanche a rifiatare perché non abbiamo la possibilità di farlo. E non mi fate dire di nuovo che ha giocato Surace del 99 o tanti altri ragazzi perché sennò diventerei ripetitivo, noioso e non lo voglio fare. Però bisogna anche guardare la realtà dei fatti. I tifosi non guardano la realtà dei fatti, non lo devono fare perché la squadra del cuore è normale che faccia male, soprattutto quando si perde in casa. Però tutti noi dobbiamo guardare la realtà dei fatti e la realtà dei fatti sappiamo benissimo qual è.